E laggiù ormai sono alzato e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Ci troviamo a continuare la conquista della regione dell'Asia Minore e se non ricordo male ci mancava solo più poco da fare per risolvere tutto. Se non ricordo male. Allora, vediamo un attimo. Locate stockpile and destroy all the crates. Va bene, ma avevamo qualche problemino con gli omini, forse. Power management. Ne abbiamo tre che sono là a far roba. Per cui mi sa che conviene forse aspettare che tornino. Allora, qua. New stratagems. Morale e tender stock. Dobbiamo aspettare un po'. Devo andare 2x. Uno fatto. Ah, quello continua a fare stratagemmi? Qualcuno che ride. Delle volpi. No, sì, non so se si è fatto male. Porca pupazzola. Però andiamo un attimo qua, Kizikos. Il volume mio è un po' alto. Il vostro forse. Non so se è alto o basso. Vedete, sarà un pochettino rotto rispetto al solito. Per una situazione nuova sto cercando di setappare un po' le cose in modo corretto. Allora, torniamo qui a vedere la gente. Vabbè, no, vado qua da maneggiare. No. Outpost. Ok, da questo rimane per sempre qua. Ok. Oh, va bene. Ok. Sì, non lo so, lo dobbiamo lasciare qua. Tanto in realtà quello, nelle missioni quelle di pacificazione abbiamo bisogno solo di un personaggio di quelli top. Senti invece, il tipello qua che è social. 4 punti ogni 35 ore. Ok, non possiamo. Non possiamo. Io non so, passate ancora abbastanza ore, probabilmente. Però sarebbe troppo spammabile. Niente, vabbè, lasciamo un attimo Sinneroth là e manderemo tanto teoricamente cosa Yulia Kalida con i i pretoriani. Allora, comodo qua come posizione con le braccia tutto. Qua. Va bene. Allora, abbiamo bisogno di Yulia Kalida. No, infatti. E gli altri non companion, ma gente a caso. Quindi, allora, il Triario ci sta. Il Princeps ci sta. Il Veles ci sta. Mi ricordo quale dei due Triari è quello che assiste. Mettiamo un altro Sagittarius, sì, ci può stare, dai. E poi un altro Princeps. Di livello 6, tranne Yulia, che è livello 7. Andiamo, dai, ci proviamo. Tanto in passato non sono state troppo difficili queste, per cui speriamo in bene, insomma. Spero tra l'altro che non ci mettiamo troppo tempo perché ho poco più di 20 minuti liberi. Ok, il fuoco li distrugge istantaneamente, va bene. Qui abbiamo poi Yulia Kalida. Yulia Kalida la mettiamo là.
Gli altri no, mi sembrano disposti bene, dai. Iniziamo. Allora, Giulia. Vede qualcuno per caso? Quello. E non è scudato. Ma il doppio. Quanto? No. Troppo lontano per il doppio. Niente. Interrupt, lure, rebuke. Ok. Barbed è quello che fa sanguinare. Proviamo. Ok. Questo può passare dai due lati, ma mi sa che conviene scendere di qua. Ma intanto avanziamo. Avanziamo con i princeps. No. Dove è qua? Dove qualcuno sott'occhio, in realtà no. Da qua invece vedrebbe tizio laggiù che è. Ok, è un triario. Mettiamolo qua a coprire. E su questo visitiamo una possibilità da altri. Ah, è lui quello che ha l'inspire. Allora, facciamo inspire a lui. Così che lui può. Un aimed shot qua. Togliere pristinazione. E il crippling lo facciamo a lui. Molto bene. Gli altri non hanno granché che possono fare, no? Guadagnare stack di strong, ma non so se gli serve a qualcosa. Però niente. Sì. Lo sanguina. We are well protected here. Be Ah, ma ready. loro lo usano ovviamente il fare il fuoco greco, ah, cavolo. No bueno. Allora. Giulia non avrà più nessuno in range probabilmente. Zero possibilità di successo, effettivamente. Farei quasi un interrupt. Qualcuno avanza. Oppure no, facciamo muoverla. Qua comunque sempre il vantaggio della posizione. Almeno è messa un po' meglio. Quello non lo piglia. Piglia quello, ma è scudato. Piglia quello che è scudato. Faccio un interrupt che comunque servirà a niente probabilmente, perché. Allora, vai qua.
Questo è l'altro princeps, no, questo è l'altro. Lo metto qua, impari con lui. Vedete il 2 diretto dietro. Avrei potuto usare di nuovo l'inspire, ma invece no. Perché? Forse perché ho sbagliato. Ma questi sono tutti parati, ovviamente. Si scende qua, vede qualcuno. No. C'è un generico interrupt. Qui. È andato. Grande. Deflette. Ah, ci avrei scommesso. Slow and steady. Sono pericolosi questi qua, tutti pieni di fuoco greco. Allora, questa deve spostarsi e farei che quello può tirarlo giù? No. Il quick shot? Sì. No, come miss 2 su 2, dai! Allora. Attento per togliergli lo scudo. Buono. Mi sembra che piglio l'attacco d'opportunità per forza. A meno che non faccio l'inspire sull'altro. Allora, tu cosa puoi fare? Nulla. Cosa conviene? Lui che ha ancora l'azione. Ma fai inspire a lui. Ma non gli ha dato il bleeding comunque. Tu vedi? Sì, ma potrebbe non essere sufficiente. Quick 2x74, proviamoci. Nulla. Lo so, ma non c'è nulla che si può fare. Te pareva. Cosa la perdiamo a finire, Giulia, può servire a qualcosa? A un corno, praticamente. Quick shot, ce la fai a tirarmelo giù? Per un punto? E non riesci a tirarlo giù, vuoi vedere? Tu fai inspire su lui. Ok. E vai oltre così almeno c'è lo scudo. Tu vai qua. Prendi la torcia. Lancio la torcia.
prendi la torcia. No! Niente. Com'è il mio reinforcement? Ci sono anche rinforzi. Porca miseria. Qui vede qualcuno, non vede nessuno di sicuro. No, no. Prendo la torcia, poi magari ce lo perdiamo quello, eh. Non ci arrivo, arriva questo, dai. Tiene un'altra. Da qua vede qualcosa? Proviamoci. Ah, ma no, l'ha già usata la torcia. Vai là, spiglia il tiro del portiere. Vai qua. Arriva. Non avevo visto il discorso del... Lì c'era la torcia, no. Quindi l'ultimo, ma qui non ho più spazi dove andare. Tu non ci sono più torce, cavolo. Io li ho messa malino, diciamo, per non dire malissimo. E che quello è scudato. Provo a farlo scendere, non mi sa che... Ah, brava. Ma cos'è, mancano quei due? Sì, ma è un casino. E quello è finito male. Allora, tu fai che switchare e curarlo. Ok. Giulia, quello non può. Probabilmente tiro di questo. Ok. Vai col quick. Benissimo. Così che... Andiamo a una bella botta. Qui, le... Prine non ne abbiamo. No, vai qua. Spostiamo questi due al minimo, ma
No, mettiti qua che mi sa che gli viene il fuoco in faccia. Se lancio mi piglio il tiro opportunità. Avrei dovuto fare il contrario, ovvio. Vabbè. Chi che rimane con delle azioni? Lui che però tanto è mezzo morto, no? Aia! No, gli invisibili no, please. Poi sta bruciando tutto tra l'altro, che cavolo. Nel mezzo al fuoco, lei. No, quello c'è mezzo... è mezzo perso. Questo fa bleeding. Questo non possiamo spingerlo, porca miseria. Prendiamo il tiro d'opportunità, una buona. Qua c'è un inferno incredibile. No, cura non cura un corno. Qui facciamo che andare in là. E non possiamo neanche attaccarlo allora. Knockdown. Non lo fa ovviamente perché invece c'ha il cosillo. Biglietti. Il danno allo scudo. E riesce. Non ci riesce. Ma puoi spostarti? No, non hai più modo di spostarsi. Questo lo metto qua per cercare di resistere un minimo. Yulia dov'è? E qua ma ci manca il fuoco lei. Però quello è senza scudo. Vai con un big shot. Ottimo. Tu riesci a... no. Continuano ad avere movimenti. Lui sì invece. Vai. Riesci a vederlo. No, che nozzi target. Porca miseria. Quello è messo male se ce lo prendiamo, Non bloccarmi qua. Porca miseria. Esserci. Muore di bleeding. Questo possiamo però stunnarlo, vero? Ma no, è l'altro quello che stun. E lui quello che stun. Allora, tu invece riesci ad arrivare... no. Stun. Vai giù. Ah, non l'ha stunnato. Data. Per fortuna avresti messo... malissimo. Ho usato la torcia di Yulia Kalida, ma sta. Direi però che ci interrompiamo qua, uno perché il video è venuto parecchio lungo, due perché devo andare in live di Stellaris un attimo. Quindi ci vediamo presto, ciao a tutti, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi perché non l'avete già fatto, e buona giornata.